Ho chiesto a Dio di portarmi via, parla la madre che sopravvive alla perdita dei suoi tre figli. Eveline Goubert è diventata un esempio di coraggio per il mondo. Dopo essere stata sommersa da una grande depressione, ha deciso di usare la sua vocazione di servizio per aiutare altre persone a superare le difficoltà dopo la perdita dei suoi tre figli. Questa donna ha dovuto affrontare le avversità più dure per una madre, salutando i suoi figli in modo tragico e inaspettato. Ho chiesto a Dio molte volte di portarmi, ha detto Eveline. Eveline e suo marito Fabian sono diventati genitori molto giovani. Aveva 18 anni quando ha dato alla luce il suo primo figlio, Nicola con accento acuto S. La piccola ha avuto problemi ai reni durante tutta la gravidanza e il bambino è nato a 7 mesi di gestazione. Il giorno successivo ha subito 3 arresti cardiaci e i medici li hanno chiamati a una riunione per informarli che forse il bambino aveva subito danni irreversibili al cervello. Di fronte alla prognosi devastante, hanno preso la dura decisione di scollegare i dispositivi di supporto vitale che tenevano in vita Nicola con accento acuto S per lasciarlo andare. Mi sono nascosta, non volevo uscire. E ho commesso l'errore di non parlarne mai, ha detto Eveline. È stata immersa in una profonda depressione per 4 anni, fino a quando è rimasta incinta di Matteo e ha riacquistato la voglia di vivere. Quando l'ho tenuto in braccio per la prima volta, sapevo che questo bambino era venuto per darmi amore e protezione, ha detto la madre. Passarono 11 anni quando una sorpresa arrivò alla famiglia. Avrebbe avuto una ragazza. Quando è nata Alejandra, Eveline ha chiesto ai suoi parenti di lasciarla sola nella stanza d'ospedale con suo marito e Matteo e le ha detto: amico, questo è il miglior regalo che possiamo darti a papà e mamma, una sorella. Abbi cura di lei se falliamo, lei sarà con te e tu non sarai solo. Nella casa della famiglia Leneros Goubert regnava la gioia. I fratelli si adoravano ed erano inseparabili. Quando Alejandra aveva 11 anni, hanno dovuto portarla dal pronto soccorso alla clinica Shayo di Bogotà con accento acuto perché soffriva di forti dolori allo stomaco, aveva nausea e vomito. Il medico che l'ha curata non ha ritenuto necessario fare alcun esame del sangue e ha definito i genitori esagerati. Ha raccomandato ad Alejandra di tornare a casa con un trattamento. Ma la ragazza non è migliorata, si sentiva sempre più debole. Sono tornato in clinica 2 giorni dopo e un altro medico ha confermato la prima diagnosi mentre ha concentrato la sua attenzione sulla partita di calcio a cui la nazionale avrebbe partecipato quel pomeriggio. Il dottore non si allarmò nemmeno perché Alejandra aveva perso 2 kg in 2 giorni. I genitori di Alejandra non potevano essere tranquilli, sono andati al pronto soccorso per la terza volta perché la ragazza si è addormentata e sua madre ha intuito che non era un sogno normale, era scompensata. In quell'occasione, il medico eseguì un semplice test per misurare i suoi livelli di zucchero nel sangue, si punse il dito e scoprì che la sua glicemia era a 570. Il normale è 72-145 mg/dL, un livello eccessivamente alto. Aveva un diabete grave. Prima di perdere conoscenza, Alejandra ha detto alla madre: mamma, mi fa molto male la testa, sono state le sue ultime parole. Eveline ricorda di aver chiamato suo fratello e di aver detto: Aleja sta per morire. Nella clinica non avevano specialisti per assistere al caso. L'hanno trasferita nel reparto di terapia intensiva e i genitori hanno chiesto il permesso a un medico endocrino pediatrico privato di vederla. Alla fine hanno ottenuto la diagnosi, era cerebralmente morto. Eveline e suo marito sono stati convocati in una commissione medica per prendere la difficile decisione di disconnettere la figlia perché non sarebbe più tornata. La storia del suo primo figlio è stata ripetuta. Avevo 2 percorsi, accettarlo o restare all'oscuro, nessuno dei due avrebbe invertito il risultato, ha detto la madre.
Matteo era molto depresso per la morte di sua sorella, si è fatto un tatuaggio sulla schiena con il suo nome e la sua data di nascita. Ha avuto difficoltà ad affrontare il dolore della sua partenza. Era passato un anno dalla morte di Alejandra quando venne in clinica con i suoi genitori per febbre e sudorazione notturna eccessiva. Hanno fatto i raggi X e hanno confermato che c'era qualcosa che non andava nei suoi polmoni. Hanno verificato con una TICI che aveva un cancro con metastasi in entrambi i polmoni. La prognosi non era buona, ma le sedute di chemioterapia iniziarono fino a quando Matteo chiese ai suoi genitori di interrompere il trattamento perché gli stava solo causando sofferenza. "Questo non funziona, non è quello che voglio", ha detto il 21enne. In quel processo, il padre di Eveline morì di arresto cardiaco e lei dovette affrontare quel dolore immenso, fu lei a ritrovare il suo corpo senza vita. Nel frattempo Matteo ha continuato a lottare per avere una buona qualità di vita nonostante le avversità. Ha contratto la polmonite e sua madre sapeva che era l'inizio della fine. Una mattina Matteo si è svegliato eccitato, ha gridato il suo nome, ha chiesto di essere pulito e rasato e ha dato una mancia all'infermiera che lo ha aiutato con le sue cure palliative. Alla fine ha salutato la sua famiglia e la sua ragazza, che lo hanno accompagnato fino al suo ultimo respiro. "Eveline era sconvolta, tutta la mia vita se n'era andata, ho chiesto a Dio di portarmi con loro". Dopo essere stata immersa in una profonda depressione e pianto anche per 10 ore consecutive, ha deciso di usare il suo dolore come strumento per aiutare le altre persone. Ed è così che è nata l'idea di trovare un equilibrio tra la sua vocazione al servizio e le dure esperienze che ha dovuto affrontare per creare un centro di assistenza per chi soffre di gravi malattie o per la perdita di persone care. Ora si dedica a tenere conferenze ed è diventato un esempio di lotta, perseveranza e resilienza. Eveline è una persona ammirevole. Vale la pena condividere la sua storia, non andartene senza farlo. Abbiamo più storie nella vita reale, iscriviti per non perdere nessuno dei nostri video, rivideo. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni. Sioni.